Ultimamente in rete circola molto la notizia che gli insetti non sarebbero digeribili dall'uomo e quindi sarebbero dannosi. E responsabile di ciò sarebbe la chitina contenuta al loro interno. La chitina è contenuta all'interno dell'esoscheletro degli insetti, ma è anche uno dei biopolimeri più presenti sulla faccia della Terra. Infatti lo troviamo per esempio nelle alghe, nei funghi e nei crostacei. Nei mammiferi la sua digestione è determinata dalla presenza di un gene, il gene Chia, che codifica per un enzima in grado di scomporre la chitina in molecole più piccole e più digeribili. Grazie a un recente studio si è scoperto che anche nei primati, l'ordine degli mammiferi a cui facciamo parte anche noi esseri umani, questo gene è presente e quindi probabilmente anche noi possiamo digerire la chitina senza problemi. Tuttavia, anche se così non fosse, in realtà la chitina non presenta un problema. La chitina infatti è comparabile con la cellulosa, che è presente in quasi tutte le verdure, per esempio il sedano. Il corpo umano non è in grado di digerirla, ma allo stesso tempo le fibre insolubili che sono al loro interno aiutano la nostra salute generale, soprattutto quella del nostro intestino. Se ciò non bastasse, sappiate che 2 miliardi di persone consumano insetti regolarmente e l'Unione Europea sta aprendo al loro consumo e sono già state approvate 3 specie di insetti.